just like an old man. I play my lonely song just like an old man. I play to get along. I got my own style, you got your own style. I got my own style, you got your own style. Dans l'allée tout au fond, à six pieds sous terre. À deux on se morfond. Moi j'avais mon style, toi t'avais ton style. Percorso netto, così il 17enne del tennis club Vomero Giuseppe Caparco ha portato a casa il torneo Open che ha convogliato oltre 100 tennisti sui campi dell'operosissimo tennis club Ateneo dei fratelli Paolo e Vincenzo Lacava. È un ragazzo dall'occhio furbo e dalle idee molto chiare questo Caparco, accompagnato passo passo da quel papà Angelo che del tennis club Vomero conosce ogni metro. Con un perentorio rush finale lo scorso anno Giuseppe timbrò il passaggio da 3-1 a 2-6 delle classifiche nazionali. L'inizio della stagione 2014 è stato addirittura migliore. La finale persa con Prezioso al Tennis Club Euro, quindi l'affermazione all'Ateneo sul 2-6 dell'Accademia Tennis di Agnano Marco Zotti nel match conclusivo con doppio 6-2. La musica era stata la stessa già nei turni preliminari, con la mina vagante Valletta battuto 6-4-6-4, quindi l'agevole semifinale vinta con Stefano Iovane 2-7. Nella parte bassa del tabellone Zotti ha invece superato il 3-2 Lucioli e il forte 2-7 del Poseidon Raul Brancaccio. Le immagini si riferiscono proprio al match di semi con Caparco, designato poi dalla redazione di Pianeta Tennis ad intervistatore d'eccezione. Vittoria di Marco Zotti, una bella semifinale contro Raul Brancaccio. Allora, Raul, come hai giocato questa partita? Vabbè, non stavo molto bene fisicamente, però do i complimenti a Marco perché ha giocato una bella partita. Dove credi di averla persa? Diciamo, mentalmente non stavo al meglio, quindi non potevo giocare a livello di Marco, diciamo. Beh. Allora, con il finalista Marco Zotti, come hai giocato questo match? Ah, io ho giocato molto bene, soprattutto diciamo all'inizio, anche se molti vantaggi, 40-15, non li avevo sfruttati. Lui comunque gioca bene, giovane, tira forte, è stato un match difficile. Sul 4-3 al secondo ho perso il servizio e lì è stata dura, però alla fine è andata bene. Qual è stata la chiave per vincere questa semifinale? Lui, mi ero accorto, era un po' stanco fisicamente, diciamo si è giocato su 2-3 palle, non mollare e anche un po' di fortuna alla fine ci è voluto. Allora ora io gioco la semifinale, speriamo che ci sarà questa finale contro. Chi preferisci tra me e Giovane? Sincero? Non lo so, sono bravi tutti e due, poi vediamo. Va bene. La solidità e la fiducia del giovane Caparco hanno determinato gli eventi e gli sono valse la menzione di pianetatennis.com quale giocatore della settimana in Campania. Lui intanto si gode il momento e saluta così la sua gente con un post su Facebook.